Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Book of Demons. Ci stiamo avvicinando verso il finale, spero di aver recuperato un pochettino della mia abilità. Niente, inizio a vedersi l'arcidemone. Siamo circa al 90% del gioco, facciamo un verismon che già comunque sarà abbastanza impegnativo. Ci guadagnerò il 3%, quindi... Quart'ultimo episodio? Quint'ultimo? Vedremo. Allora. Vorrei un attimo liberarmi con la strada e cambiare con l'ascia di fiamme per tirare giù questi ragazzini, diciamo, un po' più in fretta. Allora, ne è rimasto ancora uno o sbaglio? No. Però c'è qualcosa laggiù che... Ah, no, è questo che è protetto, non era il viceversa. All'inizio pensavo che fosse uno di quelli che proteggeva. E invece? E invece no. No, mi conviene passare così. Ma parecchia vita. Beh, sì, se continua a saltare da una parte all'altra. Non riuscirò mai a fare niente qua. Allora, me ne vado un attimo perché voglio poter affrontare quello con l'arma che sia un pochettino più adatta, diciamo. No, credo che spawni un po' di tutto quello quando si muore. Vabbè, un po' di click in più non mi uccideranno, spero. Niente. Devo comunque switchare perché ci sono anche arcieri da quell'altro lato, quindi... Quello funziona davvero proprio come tank, perché lo mandano avanti da quello che ho visto per cercare di bloccare la strada. Allora, dobbiamo rimettere questa di nuovo. Ok, ma io... Lo farei comunque un secondo set. Ah! Ma il secondo set può avere tutto? Posso rimettere anche gli stessi? Vabbè, ma questo cambia tutto allora. Cioè, rimettiamo le stesse cose. Allora, al primo c'era la pozione. Ok. Poi c'era lo scudo, disarmor, poi might blow, ok. Poi abbiamo qua, mettiamo quello di ghiaccio a sto punto. No, mettilo qua, ok. Poi rabbit foot, amulet of life, rabbit foot. Amulet of Life. Non capisco perché li mette in fondo. Bloody Armor Shadow Sword. Bloody Armor Shadow Sword. Frost Ring e
Demonic Ring, Frost Ring, Demonic Ring. Ok, così posso tenere uno. No, sono stupido. Come si cambia quello? Ah, G. Ok, questo è fuoco, questo è ghiaccio. Va bene. No. Oh, così è molto più comodo. Ok, se ho bisogno del ghiaccio, metto l'altro. Meglio in genere tenere il fuoco perché fa quel danno ad area sotto che potrebbe essere molto comodo per molte tipologie di nemici. A parte quelli che resistono al fuoco, effettivamente. Si sta facendo abbastanza complicata qua la situazione. No, stavo usando l'arma sbagliata, tra l'altro. Ok, andiamo a recuperare magari un pochettino di vita qua. Ottimo. E ci siamo. Rimetterei di nuovo l'altra. Ok, siamo più. Perché? No, ok. Ok. Ah, vabbè. Prendo sempre del danno così a caso perché sono scemo. Allora, sarcofago, ok. Strano che questa volta. Oddio. Pesta forte. Cos'è che è pesta forte? Ho preso un altro achievement, ma non so dovuto a cosa. Distruggi 500 spore viscose prima che esplodano. Ah, ok. Mi conviene passare al gelo qua. Per gli acieri più che altro. Oh! Conviene allontanarmi un attimo perché qua. Un bel problema. Allora, spero che arrivino qua. Quelli che hanno là davanti. No. Ah, se non altro questo si è allontanato dal gruppo e dovremmo riuscire a farlo fuori più in fretta. Perché ci sta mettendo. Ah, credo avevo l'arma sbagliata. Devo tornare di nuovo fino in fondo, eh sì. Sai che è l'unica, non c'è un modo veloce per tornare. Al pozzo qua. Dai, ok. Perché là è davvero bello tosto. Allora, mettiamo di nuovo questo contro gli arcieri, perché gli arcieri sono quello che sono più pericolosi in questo momento. E quelli da cui doversi proteggere. Allora, là sotto poi c'è tanta altra roba che chissà che cosa. Vedo una fontana, quindi probabilmente nulla di buono. Allora. Ah, se questi mi seguissero. Ok,
Mi è rimasto forse ancora un arciere là. No, no, questa che volevo. E tra l'altro era una strada a fondo cieco. Me l'aspettavo. Una carta leggendaria. Ok. Dai, ci siamo. Adesso andiamo là sotto. Non dovrebbe restare tantissimo, penso, perché... No, però ce lo dava comunque abbastanza lunghino. 13, cosa che diceva? Eh no? E se n'è andato? Pensavo di averlo disattivato, invece no. Ok. No, è rimasto qualcosa laggiù in fondo. Porca miseria. Cos'è che non ho raccolto? Stupidamente. No, è quell'altro mostriciattolo che si è trasportato. Ah no, è il... C'era un sarcofago qua che... Non l'avevo visto. Vabbè, usciamo. C'è piano di sotto. Ok, e dovremmo esserci abbastanza. No, infatti non è una buona situazione, ma guarda, se tutto va bene, ce ne tiriamo fuori in fretta. Cioè, mediamente in fretta, credo che ci vorrà almeno un'ora di gameplay. Però dai, un'ora penso che tu possa resistere. Hai vissuto una decina. Un'altra non sarà. Ah no, questo è... Strategia vincente, cos'è che mi dice? Che era l'achievement? Equipaggia uno scarto in uno slot per 500 volte. Ah, wow. E conta quello. Cioè anche swapparli conta come equipaggiare in uno slot. È un modo per cittarsi l'achievement più in fretta in realtà. Allora, mettiamo il ghiaccio qua perché... Questo cos'è che è? Fuoco, ghiaccio. È fuoco. Però fa danni di ghiaccio. Qua ci sarà un boss verosimilmente. Allora, bisogna cercare di capire se riusciamo a trovare un... Qua non c'è nulla, ok. Una fontana o rossa o fucsia per un po' di vita. Abbiamo recuperato una pozione, se non altro vedo. Chi tiriamo giù prima? Lui. Purtroppo avevo sbagliato, avevo premuto F e quindi non era successo proprio un bel niente. Ok. Mi ha recuperato un po' di vita, ma non è ancora... Ah, là vedo...
Una pozza. Cos'è che fa questo? No, no, non mi interessa questo, costa troppo. No, sto usando l'arma sbagliata. Ok. È andato, ma non era il boss di sicuro. Andiamo su? Proviamo ad andare su. Ok. Qua è la strada libera, vediamo un attimo se. Allora, intanto spero che si ripristini il pozzetto là di. È qua, eccola. Ah! E credo che tra l'altro solo stando dentro il cerchio passa il tempo. Quante altre. Non ha altre fasi a tempo, solo fasi a vita. Ahia, non era quello che speravo. Ok, però non sono riuscito a dispellare perché mi sa che sarebbe stato quello che lanciava i dischi tipo shuriken. Wow. Dove va? Qua. Dove va? Ah, adesso si è scudato. No, non ti sposti, mi spiace. Vabbè, è andato. Così, facile. Easy. Tu non te ne vai, mi spiace, ma. Ok, è andata, dai, beh, alla fine. Non ci avevo messo troppo. Ce la facciamo? No, non ce la facciamo ancora. Niente, vorrei andare a vedere quella carta speciale che abbiamo sbloccato prima di concludere l'episodio. 5.000 mi chiede, chissà che cos'è. Crimson Armor. Ah, è tipo l'armatura più potente che ho adesso. Ok. Voglio vedere un attimo. Com'è rispetto a quella che ho adesso? Questo 40% Demons. Ho più un cuore. Più che altro questa che non è migliorata. Ma neanche questa è migliorata. Posso. Quanto costa upgradare quell'armatura là? Cannot upgrade. Ah, posso migliorare cosa? Quella, questa posso migliorarla. Sun Moon Annie Annie, ok. E il mio
pendaglio al collo come Amulet of Life ha bisogno di due life e un truth. Truth è quello che costa tantissimo. Allora, facciamo che upgradiamo questa. Uno e uno. E uno e uno. Vai. La 5-8, va bene, non è gravissima. Cos'è che mi dà? Mi darà almeno più probabilità di spawnare i cuori. Quanto è? 50%. Ah, e se lo aumento? Ah, i colpi critici mi danno il doppio dei cuori. Solamente il 60%, ha bisogno di due life e due death. Ma mi sa che qua dovrei spendere un po' per fare un upgrade di rune. Più che altro. Allora, fondi delle rune. Allora, 2, 1, 2, fai. 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 Perché è meglio avere un po' di più di quelle forti. Così faccio magari un paio di truth anche. E vediamo se posso migliorare qualcosa. Posso migliorare la Crimson Armor. Quanto costa il cuoricino? Quello che rigenerava i cuori costava un sacco, ma quanto mi dà? Rigenera un cuore ogni secondo. Mi sembra un po' pesante come cosa. Però allora invece questo cosa fa? No, no. Non mi conviene perché comunque non aumenta la velocità con cui sfaldi i cuori. E Rabbit Foot cos'è che è? Rabbit Foot è una che potrei effettivamente aumentare, anche la Shadow Sword. Allora, Shadow Sword quanto mi costa? Due death e una life. E quanto mi aumenta il costo di 6? Ci può stare. Puff, puff, puff. 10.000 costa. No, costa praticamente tutto quello che ho. Allora, togli un attimo quella. Vediamo invece la Rabbit Foot. Aumenta il 50%. Riduce i colpi critici del 40%. Questa è molto buona. Così, e costa solo 1000. Vadi. Ci sta la Crimson Armor. Non so se vale spendere. Quanto costerebbe? 50.000. No, no, no. No, no, no. E invece la filetta qua, la Revive Potion. Bisogna di due truth. Però recupera 90 e 90. No, no, ma non ha senso. Non ha senso, non la uso così tanto per spendere tutti quei soldi. Vabbè, detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.